Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio ritirare fuori un argomento molto scottante, un tormentone classico del karate, specialmente del karate Shotokan. Quindi se siete shotokanisti sicuramente l'avete già sentito questo argomento, sicuramente in palestra, in stage, dagli amici, da tutte le parti. Il classico tormentone, tallone su o tallone giù? Ora lo guardiamo. Sì, la classica questione tallone su, tallone giù, specialmente nella mitica tecnica del karate Jakutsuki. Quindi classico problema, come si fa? Bisogna stare col tallone su o col tallone giù? Gamba stesa, gamba piegata? C'è sempre la solita questione. Oggi in questo video vorrei cercare di fare un pochino di chiarezza su questo scottante, per scherzare, argomento. Quindi, come si fa? Ho fatto indagini sul web e anche di persona, chiaramente, in stage passati con maestri giapponesi e non. Quindi i classici praticanti di Shotokan tradizionale chiaramente fanno tutti col tallone giù, quindi non è permesso alzare il tallone di fronte all'avversario, specialmente quando stiamo facendo bunkai, applicazioni o il classico kion, attacco e parata avanti e indietro. Quindi sicuramente tutti ve l'avranno insegnato così, che non bisogna assolutissimamente alzare il tallone. Poi ci sono diverse scuole di pensiero anche qua, quindi gamba stesa sempre, gamba leggermente piegata e poi nel momento del Jakutsuki stendere, chiaramente il giro dell'anca obbligatorio, ma sempre solo il tallone giù. E chiaramente la regola principale, come tutti sapete meglio di me, è il piede posteriore che deve cercare di guardare sempre in direzione avanti verso l'avversario. Queste sono le classiche cose di base che anche chi insegna nel dojo come voi maestri lo sanno e lo spiegano sempre ai principianti ragazzi che vengono in palestra. Però chiaramente c'è un'altra questione, cioè chi invece ha dojo prettamente sportivo o no, anche non prettamente sportivo, ma quando si va a parlare di kumite, quindi di movimento avanti e indietro, allora salta il discorso del tallone. Quindi bisogna stare più morbidi, bisogna lavorare più sull'avampiede e quindi quando si tira il classico Jakutsuki lungo, Chudan o Jodan, dove volete tirare, bisogna, chi ha il pensiero sportivo, di alzare il tallone. Quindi cambia proprio l'approccio su come bisogna fare questa tecnica. Approfondiamo un pochino di più. Tecnica Jakutsuki, tallone giù, tallone su. Come si fa? Il problema è un altro. Chiaramente se siete statici in una posizione semiferma, tipo un'aggressione da strada o altre cose di studio, per esempio, chiaramente il tallone giù vi aiuta molto perché vi dà molta stabilità e una bella spinta, magari stendendo la gamba posteriore sulla tecnica Jakutsuki o anche Kizamitsuki, insomma quello che sia, e vi dà un bel appoggio sul terreno. E chiaramente è molto più statico e anche forse anche molto più forte rispetto al tallone su, come si usa nel karate sportivo. Però di contro c'ha che chiaramente il tallone giù è molto molto statico, non si può fare in un movimento tanto dinamico, ecco perché salta fuori il discorso di tirare su il tallone, specialmente nel kumite sportivo. Oggigiorno, come vi faccio vedere in certi filmati, come vi ho già fatto vedere in altri filmati, chiaramente il tallone su è d'obbligo, perché se vogliamo arrivare lunghi, se vogliamo arrivare un po' più veloci, bisogna alzarlo. E siccome in gara non bisogna uccidere nessuno, basta toccare per prendere il punto, a noi ci basta e quindi va bene così. Però chiaramente col tallone su, questa è fisica, si ha più instabilità e chiaramente meno potenza, che però poi in gara alla fine non ci serve. Allora, la domandona che mi farete, che mi faccio sempre io ormai da tanti anni che pratico, ma allora cosa bisogna fare, come bisogna stare, come questo tallone su o giù? È semplice la cosa, ragazzi, non è poi così complicata, sembra una questione infinita dove ci sono state anche spaccature di federazioni, grandi maestri, no io faccio così, te fai cosa, ma alla fine poi tutte convergono sul solito punto. La situazione è solo, come detto la parola, situazionale, cioè dipende
da cosa stiamo facendo. Se sono fermo non mi serve alzare il tallone, sono fermo a fare una qualsiasi tecnica lo posso benissimo tirare giù. Poi chiaramente è sempre situazionale, dipende dov'è l'avversario, cosa devo fare chiaramente. E invece in gara che bisogna essere molto più reattivi, molto più veloci, chiaramente il tallone deve essere su, perché chiaramente lavorando sull'avampiede, come fanno i grandi agonistici, come abbiamo visto anche ultimamente alle Olimpiadi di Tokyo, il nostro grande campione italiano, chiaramente non stanno piantati a terra ma si muovono in maniera veloce. Ora qualcuno di voi mi dirà: ma su vecchi filmati, per esempio JKA, sto tallone poi alla fine su non si vedeva, eppure si tiravano delle belle dei bei pugni, non scherzavano, tra l'altro erano anche molto veloci. È vero anche questo, ma se guardate bene nei video probabilmente magari non alzavano il tallone ma aprivano di più il piede verso l'esterno, perché sennò o hai una caviglia veramente di gomma, come qualcuno fortunatamente c'ha magari dalla nascita, o se no non ci arrivi e devi aprire il piede. Quindi le questioni, come vedete, sono molto varie. Però come dico sempre io, ragazzi, comanda sempre la situazione e cosa stiamo facendo. C'è qualcos'altro da dire? Comunque, per tagliare la testa al toro io vi consiglio sempre questa cosa qua. Se il vostro dojo è fornito di makiwara o di sacconi, non c'è niente di meglio che provarlo su questi tipi di attrezzi tradizionali, specialmente se è un makiwara ancora meglio, perché non mente. Quindi voi provate a fare una tecnica in un modo, provate a farla in un altro e probabilmente il makiwara vi dirà la verità. Sentite cosa va bene anche per voi, qual è la soluzione migliore. Poi chiaramente dipende anche dall'età, dall'esperienza che avete. Sicuramente il makiwara, il suono del makiwara vi darà la risposta. Provate e vedrete che facendolo su un makiwara sicuramente avrete la risposta giusta. Cari ragazzi, cari amici che mi seguite, questo è veramente un argomento molto scottante. Voi direte: ma no, è scontato, ne abbiamo già parlato. Non è vero, perché ancora oggi ci sono battibecchi su questo argomento. Tallone su, tallone giù. Rido un pochino perché poi alla fine la soluzione, se ci pensate, non è tanto lontana, è abbastanza semplice. Iscrivetevi al canale, lasciate un messaggio, commentate, fatemi sapere voi come fate in palestra, sono veramente curioso. Ciao dal Tempio Massimo.